Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Siamo qui con la scatola di Stonex. Ringraziamo il nostro Matteo che ha acquistato questo dispositivo per andare a fare la recensione. All'interno della scatola troviamo questa lettera scritta da Francesco, fotocopiata, quindi non è cioè, scritta a mano ma poi è fotocopiata per tutti. Boh, sì, carina. Troviamo poi, noi abbiamo acquistato oltre al dispositivo, che mettiamo la scatola un attimo qua da parte, il vetro temperato. E una cover protettiva e nient'altro. Andiamo a vedere subito la cover protettiva. Come potete vedere, questa qua in silicone morbido, quindi andremo a proteggere il nostro Stonex One. Sicuramente una cover molto carina e fatta bene. Mettiamo da parte gli accessori e andiamo a fare l'unboxing del dispositivo. Ne avrete già visti milioni. L'unboxing lo facciamo per farvi capire che dispositivo abbiamo in mano e, dato che è un dispositivo di cui si parla molto, farci tutte le domande che volete fare, così che potremo andare a testare al meglio anche per voi. Quindi all'interno della scatola troviamo non è senza brand, no brand, abbiamo semplicemente la scritta Galileo, che è l'edizione limitata, sicuramente un dispositivo molto interessante. Mettiamolo un attimo da parte. Troviamo poi dentro la batteria da ben 3000 mAh e il caricatore da 1 A, se non erro, 1 A 5 W, quindi ricarica abbastanza lenta, in colorazione sempre blue client, come tutti gli altri accessori. Troviamo poi di qui il cavetto USB, micro USB, in questo cavetto piatto, molto carino, devo dire. Il colore mi piace molto. Mentre da quest'altra parte troviamo le cuffiette in-ear, non hanno altri padiglioncini da andare a sostituire, quindi se per le vostre orecchie non andranno bene questo tipo di gommini, vi attaccherete, dovrete per forza utilizzarle così. Sicuramente il cavo è molto bello, le cuffie sono di buonissima qualità, le abbiamo già testate e ci sono sembrate comunque molto molto buone. Quello che vogliamo adesso andare a testare a pieno in realtà è il dispositivo. Dispositivo che sicuramente dal punto di vista estetico, così schermo spento, ci è piaciuto molto, si sporca facilmente, le ditate rimangono abbastanza facilmente, come potete vedere. Il nostro Matteo l'ho già utilizzato praticamente 2 settimane, noi siamo rientrati adesso da Berlino e andiamo a utilizzare la nostra settimana di test per poi fare la recensione completa. Si tiene bene in mano, è abbastanza bello, senza batteria, molto leggero. Si può aprire la back da qua, se riusciamo. Ok. Si può aprire la back, qua potremo andare a mettere la nostra micro SD per l'espansione della memoria e la nostra micro SIM, oltre che alla batteria. Sulla parte destra abbiamo il pulsante accensione e spegnimento, sulla parte bassa un microfono, sulla parte sinistra il volume rocker per alzare e abbassare il volume, sulla parte alta il jack per le cuffie e la micro USB per la ricarica, cosa che non mi piace. Generalmente quando vedo la micro USB in alto penso questo telefono è cinese. Tuttavia, sicuramente una bella lavorazione, sicuramente esteticamente molto bello, un bel colore, assemblaggio sembra ottimo. Fateci tutte le domande a cui volete che andiamo a rispondere nella recensione completa. Siamo curiosi di testarlo, non l'ho ancora acceso, l'ho appena ricevuto. Ringrazio ancora Matteo. Ci vediamo tra qualche giorno per una recensione più approfondita e completa, dove andremo a testare veramente bene questo tanto discusso dispositivo. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hi Tech.